Ci troviamo nella Casa del Pellegrino e in modo particolare nei locali adibiti a mensa, mensa che è stata intitolata a Papa Francesco. Questa è un'opera permanente del Gran Priorato di Napoli e Sicilia. È stata fatta attraverso una convenzione con l'Arcivescovato, che è anche la prelatura pontificia, quindi i rapporti con la Santa Sede, e abbiamo in gestione questa struttura che gestiamo direttamente noi del Gran Priorato, con nostro personale e con nostri volontari. Questa mensa, come ben comprensibile, è una mensa che durante il periodo di Covid è stata aperta, ma con modalità diverse. Adesso abbiamo ripreso con i pasti caldi, ma da asporto. Attraverso una catena di volontari vengono cucinati presso le nostre cucine. All'esterno c'è una pedana dove distanziati accedono tutti i fruitori della mensa. Questi fruitori sono in un numero variabile da 100 a 120 persone al giorno, quindi, che ricevono un pasto caldo. Nel 2020 circa 33.000, a cui si sono aggiunti 1.800 pacchi che sono stati dati e a cui si sono aggiunte elargizioni di vario genere. Nel 2021 invece siamo arrivati a 40.000, a 2.000 cene da asporto e a pacchi alimentari dono. E qui accogliamo tutti, senza distinzione di religione e di etnia, perché è soltanto la carità la nostra stella polare. Ogni povero ha diritto a essere trattato con dignità. Noi la domenica mandiamo a Napoli con un altro gruppo di volontari 40 cene, abbiamo iniziato, ai senza tetto di Napoli. Ho avuto modo di constatare che erano aumentati i senza tetti sotto la ferrovia. E allora siamo passati a 60. Come abbiamo fatto dei pranzi speciali, come di consuetudine, la vigilia di Natale in questa mensa. Ogni festività viene fatto un pranzo speciale e regalato un panettone a tutte le famiglie. La mensa nella quale ci troviamo è supportata da tutta un'organizzazione burocratica alla quale è preposta la signorina Colicino. Abbiamo in totale 60 volontari che vengono in gruppi di 6 ogni giorno per preparare il pranzo per i nostri ospiti della mensa, che in questo momento è un pranzo d'asporto. Ogni venerdì distribuiamo i vestiti e ogni lunedì mattina facciamo il servizio doccia, dove viene distribuito anche un cambio biancheria. Gli ospiti della mensa vengono registrati e loro vengono a ritirare il loro pranzo in turnazione. A causa pandemia abbiamo verificato che c'è stato un aumento sostanzioso delle persone bisognose.